sono Salvatore Urso, insegno laboratorio di enogastronomia in questo istituto, il polo tecnico del Mediterraneo, nonché istituto alberghiero. Stiamo lavorando soprattutto in questi ultimi giorni per quanto riguarda nel nostro laboratorio l'inclusione dei ragazzi diversamente abili o comunque che hanno abilità diverse. Questi ragazzi svolgono tutte le mansioni qui a scuola, ma non solo, per esempio anche a livello extrascolastico. Noi ci occupiamo anche dell'alternanza scuola-lavoro, io sono il responsabile, e non abbiamo mai lasciato un ragazzo, tra virgolette, a casa, anche in queste occasioni. Tutti hanno le stesse possibilità, tutti possono esprimersi al meglio e tutti ottengono i risultati che possono ottenere. Per esempio con l'alternanza scuola-lavoro i nostri ragazzi hanno la possibilità di andare in azienda, di mettersi in discussione, di lavorare con gli altri. Abbiamo ragazzi che provengono da altri paesi, per esempio, che si devono in qualche modo adattare, come nel caso della nostra alunna Pender, che viene dal Senegal. Abbiamo ragazzi che hanno delle difficoltà, ma questo per noi è uno stimolo, perché ci consente proprio di sforzarci e di renderli appunto protagonisti durante le lezioni, sia in classe che in laboratorio. Buongiorno, mi chiamo Penda, vengo dal Senegal, vivo in Italia, frequento scuola Liceo Aldo Moro, Santa Cesarea Terme. Sto facendo l'ultimo anno, quinta superiore, e seguire il cucina. Allora, Penda, cominciamo con la preparazione del nostro piatto. Stiamo utilizzando un contenitore che in dialetto chiamiamo stanatu, quindi riso, patate e cozze. Rappresentano l'emblema della cucina pugliese, e nel nostro caso la chiamiamo taglieggia, mentre nel barese più che altro è tiella. Possiamo cominciare? Allora, un goccio d'olio. Dopo andiamo con uno strato di patate. Le nostre patate sono qui, ci aggiungiamo anche un po' di cipolle, Laura? Allora, le prendiamo così e le sistemiamo su, va bene? Vai, Laura. Adesso ci aggiungiamo anche i pomodori. Vai, Laura. Le cozze sono quelle della nostra baia di Castro. Sono un prodotto eccezionale che abbiamo preso questa mattina freschissime. L'ultimo strato, ovviamente, è quello del riso. In questo caso abbiamo utilizzato un riso arborio. Allora, il primo strato l'abbiamo fatto. A questo punto ripetiamo l'operazione. Quindi, le nostre patate. Parmigiano li rimettiamo un po', e pecorino, scusami. Andiamo a schiacciare il tutto in modo tale da modellare la nostra taglieggia. Ricopriamo ancora con acqua. L'acqua la dobbiamo portare praticamente fino in superficie, in maniera tale che durante la cottura tutti gli ingredienti possano assorbire il liquido di cottura, appunto, e in direi 45-50 minuti la nostra taglieggia dovrebbe essere pronta, va bene? La nostra taglieggia è pronta e possiamo andare in cottura, vero? In questo caso ci facciamo aiutare per la cottura dai nostri due collaboratori, che sono Marco e Riccardo. Ok, in forno 45, massimo 50 minuti dovrebbe essere pronto.
Oggi abbiamo realizzato un piatto della cucina tradizionale pugliese, nonché di quella salentina, la taglieggia. Sicuramente il laboratorio è lo strumento, come dire, che ci dà maggiori soddisfazioni da questo punto di vista. Proprio in questo modo riusciamo a sviluppare e riusciamo soprattutto a far partecipare maggiormente, perché i ragazzi hanno bisogno di stimoli, sempre. La cucina italiana mi piace molto, pesce, piatti, sapori, soprattutto Salento, che c'è cipolla, pomodoro, quelle che mi piace, perché somiglia un po' con il nostro Atera. Sono arrivata in Italia dal 2015, un viaggio duro, lungo e difficile, ma l'ho fatto per motivo, e vengo per cambiare la mia vita e vorrei diventare un cuoco. Grazie Marco, ecco la nostra taglieggia. Come vedete è un'esplosione anche di colore in qualche modo. Riusciamo a vedere un pochettino tutti gli ingredienti che compongono questo piatto. È un piatto che ha una sua consistenza, che ha una sua fragranza, ma soprattutto un'esplosione di sapori. Eccolo qua, ce l'abbiamo a disposizione. Buon appetito!